missione, che è un'altra cosa rispetto all'omologa. Già il fatto che il giudice... Cresce la mobilitazione a Isernia per la vertenza ITR. Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni, venerdì, lo stesso giorno in cui verrà presentato al Tribunale il piano industriale per il concordato, ci sarà la grande manifestazione popolare di sostegno per i lavoratori. Presenti tutti i sindaci della provincia con la loro fascia tricolore, delegazioni degli studenti e dei lavoratori della gamma e di esattorie. I dipendenti dell'ITR si ritroveranno a Piazza Stazione per poi proseguire in corteo fino all'auditorium, dove si concluderà la manifestazione. Il terzo appuntamento è per mercoledì 29, quando sempre i lavoratori dell'ITR si recheranno in massa a Roma per far sentire la loro presenza davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, dove ci sarà il vertice nazionale sulla crisi dell'azienda tessile isernina. I sindacati stanno organizzando la trasferta romana e pagheranno i costi di almeno 4 pullman, ma chiedono anche il sostegno degli amministratori pubblici per pagare altri pullman, così da portare a Roma tutti e 600 i dipendenti dell'ITR. Abbiamo ritenuto quest'oggi incontrare i lavoratori per fare chiarezza su quelle che sono le prospettive prossime e future alla luce dell'appuntamento del 29 prossimo 21 in quel del Ministero per lo Sviluppo Economico, la presenza anche dei funzionari del Ministero del Lavoro, e quindi fare il punto della situazione su quelli che possono essere gli scenari relativi agli ammortizzatori sociali fruibili. Nello stesso tempo abbiamo chiesto ai lavoratori di dare manforte alla spedizione del 29, chiedendo la partecipazione massiccia, e pertanto i sindacati finanzieranno attraverso proprie risorse la costituzione di pullman per convogliare più unità lavorative possibili presso la sede della riunione. Facciamo anche un appello alle istituzioni, quindi locali, comuni, giunte, consigli comunali, regionali, provinciali, se nonché i sindaci dell'Interland, affinché manifestassero la loro solidarietà e magari partecipassero ad una colletta con cui poter organizzare più pullman possibili, in modo tale che la trasferta possa vedere protagonisti tutti i lavoratori di questa vertenza, tutti i lavoratori della ITR.